Ciao Claudio. Ciao, ciao, bentrovati. Ciao Marco, ciao Barbara. Ciao, benvenuto. Grazie, grazie. Come stai prima di tutto? Ma bene, insomma, chiaramente siamo tutti bene, ma insomma, sì. A parte l'afflizione generale, però insomma, se non altro la salute è buona. E questo è, beh, di questi tempi in modo particolare, è molto importante. Allora, caro Claudio, 7 anni senza un tuo nuovo disco, però tu insomma ci sei sempre stato, non è che sei stato lì a far nulla, perché Capitani Coraggiosi con Morandi, poi le due direzioni artistiche di Sanremo, nonché conduzioni, che non sono certo una passeggiata, tanti concerti, e parallelamente però a questi progetti, a questi impegni nasceva questo nuovo album che è In Questa Storia Che È La Mia, e il titolo ci fa subito venire in mente insomma ad una sorta di autobiografia musicale, non so, dici tu sei così, che storia, o meglio che storie racconti in questo nuovo album? Sì, lo è un album storia, e d'altronde con un titolo così non potrebbe che essere, e che due sono le storie raccontate. Una è una storia pubblica che è poi la mia vicenda artistica che dura da più di 50 anni, e poi c'è nelle canzoni che compongono questo album, sono 20 titoli, ma 14 sono le canzoni vere e proprie. Poi c'è uno strumentale d'inizio, un overture, diciamo, e una piccola suite di chiusura, una coda, e 4 interludi, intermezzi, voce e pianoforte. È una vera e propria storia raccontata, una storia sentimentale, una storia d'amore nella sua parabola più tradizionale, con l'ascesa, la parte bella, la sospensione in alto, la parte discendente, e poi forse una ripresa. E dentro c'è un po' tutto, insomma, il mio mondo di tanti anni, ma principalmente la voglia di tornare alla stessa energia, alla stessa meraviglia quasi degli inizi. Quindi questo album è stato lavorato, approcciato, registrato, realizzato come si faceva 40-50 anni fa. È un album, come ho dichiarato, fatto a mano, tutto suonato da un grande gruppo di musicisti. Un'unione insomma tra passato e presente. Il lavoro sul disco è durato 3 anni, nel mezzo purtroppo anche questo terribile 2020. Quanto ha influito sull'ultimazione dell'album? Insomma, sì, lo ha ritardato. D'altronde io avevamo previsto insieme agli editori discografici una uscita nella primavera di quest'anno, ma l'ultima parte è stata appunto ostacolata dal fatto di non poter lavorare più come avevamo cominciato, perché in questo fare a mano significava essere, suonare in tanti, in alcuni, nelle sezioni ritmiche, e poi le orchestre che si sono aggiunte, nello stesso luogo e nello stesso momento, e questo appunto non è stato più possibile per alcuni mesi. Quindi abbiamo dovuto adottare anche noi un curioso sistema di smart working, insomma di lavoro da casa. E poi anche psicologicamente è stato ed è ancora un periodo in cui è venuto meno un po' l'entusiasmo, e questo, da questo insomma nessuno è indenne. Però poi alla fine, ecco, pur avendo temuto tante volte di non riuscire più poi a terminare questo lavoro, però alla fine invece insomma ce l'ho fatta anche con l'ausilio di due meravigliosi arrangiatori che sono Celso Valli e Paolo Gianoglio, che molto spesso tra l'altro hanno anche lavorato agli stessi pezzi, quindi compenetrandosi nelle loro competenze, e poi a due grandi orchestre e una serie di solisti prestigiosi come Dalino Re al piano, Alessandro Tomei al sax, Giancarlo Ciminelli al flicorno e tanti altri che adesso non sto a nominare. Senti Claudio, questo virus ha colpito insomma duramente non solo la salute delle persone, però anche insomma l'economia, senza risparmiare nessuno, e fra i settori più colpiti, lo sappiamo, anche i lavoratori dello spettacolo. Tu e tantissimi altri amici, colleghi, avete contribuito insomma con sottoscrizioni personali, fondi di sostegno. Quando tutto, speriamo presto, sarà finito, quale insegnamento secondo te il mondo dello spettacolo dovrà cogliere da quello che è successo? Dovrà cercare nuovi modi in qualche modo di farsi sentire, di farsi vedere, di fare concerti ad esempio? Sì, un po' voglio dire, questa vicenda dovrà, pur avendo apportato e forse apporterà ancora dei disagi, dei guai, lutti molto gravi, ma
però ecco, dovrà darci un, come hai detto giustamente, dovrà darci lo stimolo e l'insegnamento anche per inventare nuove formule. Ad esempio, io non sono tra quelli che dicono che un concerto non si possa fare anche in streaming o comunque con formule di collegamento anche se il pubblico non è presente dal vivo. È che bisogna c'è chiaramente inventare una dinamica differente. Sappiamo che molto spesso il concerto in televisione o in mezzi o attraverso media analoghi non funziona o funziona poco. Io sono forse tra gli ultimi a aver fatto un concerto che andò molto bene in televisione e non tanto tempo fa, appunto, accennavate ai miei concerti al centro dall'Arena di Verona, che fu una manifestazione in diretta su Rai 1 in prima serata, collezionando un ascolto veramente notevole. Però ecco, in tutte le altre forme bisogna essere un po' meno pigri, insomma, bisogna svegliarsi, darsi da fare. Come già hai accennato e detto, il mondo dello spettacolo ha avuto, specialmente nella zona delle sue maestranze, in quei reparti che fanno parte, diciamo, del grande esercito che ogni volta si muove per condurre queste battaglie pacifiche e artistiche, però è stato danneggiato praticamente al 100%, perché se c'è stata una delle attività bloccate subito è stata questa, quindi non c'è stato neanche un recupero in parte. Gli artisti, io pure sono tra questi, insomma, noi siamo al vertice di queste piramidi di gruppi di lavoro, stiamo provvedendo, senza stare troppo a chiedere ad altri, proprio a sostenere e a sostenerci. Però poi ci manca anche questo bel contatto, questa misurazione delle emozioni che solamente in un vero e proprio spettacolo contemporaneo, dal vivo, con tante persone o tantissime, insomma, riescono a dare. Beh, Claudio, noi vogliamo guardare al 2021 con speranza e ottimismo, quindi vogliamo anche parlare di 12 note, lo spettacolo che stai preparando per il prossimo anno, che partirà dalle Terme di Caracalla a Roma dal 4 al 18 giugno. Che tipo di spettacolo stai preparando? Ma è molto... lo spettro sonoro che le 60.000 persone che verranno saranno in grado di captare è molto vicino a quello di questo ultimo lavoro discografico. Un repertorio di nuovo, insomma, suonato da tantissimi musicisti. Sopra il palcoscenico saremo oltre 100 persone tra cantanti ed esecutori orchestrali e musicisti di varie estrazioni, poi, insomma, quindi, perché ci sarà una grande orchestra sinfonica con una piccola orchestra moderna vicino e insieme un coro lirico e un coro di voci pop. Questo significa avere una gamma di sonorità, di timbri tra l'elettrico e l'acustico notevolissimo e sentire suonare tanta gente insieme dà proprio quel valore alla musica quasi fisico, no? Si sente quasi lo spostamento nell'aria. E che cosa sarà? Sarà il racconto in musica e parole di questa avventura che ho avuto io, fortunatissima, nella mia vita, molto così lunga, una carriera davvero lunga e davvero piena anche di grandi soddisfazioni e di grandi privilegi. E all'interno diciamo un'antologia di pezzi storici, ma tutti suonati e cantati con questo concetto dell'emozione pura, quasi artigianale. Allora Claudio, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, non vediamo l'ora di poterti rivedere anche live, e adesso sentiamo invece la nuova canzone tratta proprio da In questa storia, che è la mia, il tuo ultimo album, Io non sono lì. Ciao. Grazie, Claudio. Ciao. Ciao, ciao Barbara, ciao Marco.